You do not need to fear their ghosts. Fear only that you may become like them. Cos'era? Cosa cazzo era? Mamma mia! Ragazzi, ho già capito. Ho già capito cos'è sta stanza. Noi Manco siamo... No, noi ci stanno facendo fare una rapina senza avercelo detto. Ci hanno detto che questa è la stanza di un archeologo che è scomparso. Perché scusami, c'ha una... C'ha una cassaforte grande quanto una stanza? Il vault? Si è risolto tutto, possiamo Abbiamo vinto. Vai, qui c'è apposta. Un token che non posso prendere. Io comunque ho dei fogli in mano, eh. Io sono uscito, non abbiamo vinto? No, come sei uscito? Bimbi, c'era la chiave, Bimbi. Leo, c'era la chiave. Ti è andato, Leo? Sono uscito, ragazzi. Ma veramente? Perché? Ma hai detto che sarà finito. Ma scusami, ma non rientra. Cosa hai fatto? Ma sei uscito dalla stanza o dal gioco? Sei, no, sei... Da te. Dobbiamo rientrare. Ma sei una testa di cazzo, scusami. Esci, uomo. Ti tocca rileggere tu. No, puoi invitarmi anche da lì. Ma è successo? No, è un cretino, è uscito dal gioco perché ho detto che abbiamo vinto. No! Dai! Non ci sono spalle. Ma come? Vai, Edward, su. Tanto non hai armi. Lui spera che io sbagli. Ah, sei finito. Non riesci a continuare. È destinato a non morire. Oh, è rialzato le spose da mio. Sono stato precisissimo. Ah! No, io lì non ci passo, vieni che... Allora, buonanotte. Mamma mia! Cosa ho clippato? Questa madre! Però ci siamo, eh? Palla, scusami, ma qua che è molto impegnato, ti risponderà appena può. Appena può. No, 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 no. Amo, alla fine col ciottolo. Sì. Per forza. Per forza, non devi attaccare. No, la faccio no. Non muore. No, non devo fare cagate, devo fare cagate. No. Mi fai curare, per cortesia. Non ci posso credere! Non ci posso credere! Non ci posso credere! E ci siamo, si sente? Buonasera! Che succede qua? Stanno già alien è diventato. Buonasera Earth, sempre quando sono fuori col cane. Tu sempre quando sei fuori col cane, quando io gioco online, incredibile. Come stai? Tanto piacerissimo averti sempre qui, come sempre. Come stai? E il cane anche? Ma a parte che non so manco come si chiama il cane. Tutto bene anch'io, sì. Oggi ci aspetta una dura live con i 5 fallimenti viventi, se non mi ricordo male si chiamano così, e ho già capito che saranno tosti. Ma noi non demordiamo, perché lo sappiamo... Una vestaglia incredibile qua accanto. Si chiama Ren. Ok. Come qualcun altro. Stavo pensando al nome di qualcuno che si chiama Ren, ma non mi veniva in mente. Va bene. Allora, io ho pochissime echi. Sono facili, dici? Ah. Ora, Kino Ren, brava. Mi veniva Kino Reeves. Però dicevo, Kino Reeves non è, perché non sarebbe Ren. E invece era Kino Ren, eccolo. Allora, ripariamo le armi. Lame della pietà. Tanto si ripara di pochissimo. Allora, questi li ho tutti? Oppure no? Allora, attacco critico, ok. Aumenta le fiale, potenza massima. Attacco critico, non ne ho altri migliori. Fammi vedere un attimo. Riduzione danno fisico. Resistenza più echi dei nemici, più oggetti dei nemici. Questo potrebbe essere. Recupero su? Su che cos'è? Sono facili, dici, ok. Ma ti volevo chiedere,
mi ha detto adesso Simone, se non mi ricordo male, aspetta, vorrei dire cagate. Simone, se mi ha detto, se non fai Ebrias, sì, Ebrias, Ebrietas, non ti guardo più. Ora, io gli ho detto, sì, lo faccio. Il problema è uno, che non mi ricordo assolutamente chi sia. O forse non lo so proprio. Sapete che io non, le Stellor mi garba un sacco giocarci, ma non riesco mai a seguirlo più di tanto. Cioè, mi dimentico tutto, è incredibile. Allora, penso che bisogna andare qui, al giardino dei Giraluna. Devi solo stare attento quando castano in aria. Stare dietro l'albero. Ok. Ok. Ebrietas sta fuori dal DLC, va fatto dopo gli misteri celesti. Ok, penso... Ah, ma è quello che gli devo dare il teschio? Quello è il teschio che abbiamo preso l'altro giorno? No? No, qui c'erano gli misteri celesti, sbagliato. È Lawrence. Ah, ok. Lawrence d'Arabia. Adesso mi ricordo, sì. Tra l'altro devo riprendere anche Uncharted, che l'abbiamo lasciato là a metà, dobbiamo riprenderlo. Potrei fare anche lui dopo, ok. Ok. Però lui non mi viene a vedere, ma non lo sa se io lo faccio, se non viene. Per sport, ok. Ah, non mi ricordo dove devo andare. Ah no, ma perché questo non è il coso del DLC? Perdonami, ecco perché il DLC è di qua. Ecco perché non trovo il falò adatto. Edificio ricerche. Ho sbagliato la lapide. Appena rientra lo avviso io. Bravo, avvertilo. Faglielo capire. Insomma, novità, che mi racconti di bello? Niente di bello? Niente, niente? Tutto brutto? Tutto fermo? Niente nuovo? Allora. Tanto sto editando il nuovo video per YouTube. Sperando sia carino. Allora. Si deve prendere il primo ascensore. Vediamo un attimo, come sempre, le mani coi comandi, la mano coi comandi. Lei non mi fa prendere, non me la, no, non lo vuole, è l'altro coso. Per favore, ci sto provando. Eila, oh, ti prego. Ok, sì. Avendo riavviato la PlayStation. Quel senza. Tornerò. Adesso l'accetta, perfetto. Perfetto, perfetto. Vabbè. Prendi questo amuleto. Me lo Chiave del balcone. Ti prego, ok. Non mi abbandonare. Stai tranquilla, sono qua. Oh, il suono trip. È incredibile. Credi che l'acqua lo senti? Ok, mi ha dato una chiave che non avevamo. Sto studiando giapponese per ora. Mentre vado avanti su Dark Souls. Come fai a studiare giapponese mentre vai avanti su Dark Souls? Scusami, è complicatissimo. Io invece niente, siamo qua. Si continua un po' a cercare di creare contenuti. Te l'ho detto, sto editando un nuovo video per YouTube. E niente. Vediamo un po' come prosegue. Ma è giusta la strada? Io non capisco mai dove devo andare tutte le volte. Sì, è qui. Ok, ci siamo. Ci siamo. Mi manca un residuo, per questo non accetta. Un residuo di che? Ah, fai uno quando non fai l'altro. Ecco, mi sembrava strano. Allora, inizialmente ce n'è solo uno e ho già fatto una mezza cagata. Ecco l'altro. Il problema è che poi diventano tanti. Yeki. Ok, non sono tanti però. Sta castando. Ok. Ok, vorrei capire se quando casta uno non casta l'altro. Come funziona? Assolutamente no, forse. Oppure ce n'è qualcuno che è... che deve soltanto castare e non fa attacchi ravvicinati. Aia, brutta testata. No, mamma mia, mi ha sfiorato. No, mi ha preso? Non lo so. Perché girano queste palle, eh? Le palle girano e non si fermano. Vedi, lui casta.
Cosa sono questi robi? Mamma mia. Non vedo nulla. As always. Uno è morto? Che è successo? Ah, respawnano. Cioè, è come se morisse e poi respawna. Sta castando l'anima di Gesù Cristo questo. No, questo è brutto. Ok, l'ho evitato ma non ho evitato l'altro. Ok. Oh, non me la sto cavando male, eh. Non sto capendo granché, però non me la sto cavando male. Vieni qua, bravo. Ok. Cazzo. Mamma mia. Mi ha preso. No. Pullati. Ok. Ok. Ho sbagliato. Ok, fammi andare da lui che è da solo. Vedo una palla. Ok. E adesso recupero la chat, eh. Sempre lo stesso errore ho fatto. Conviene andare da quello che è da solo. Lui. Ora lui è da solo. Cosa succede? Cosa succede? Mamma mia. Sì, vabbè. Ma l'attacco smash. Ma che cos'è questa roba? Ma cos'è? Ma cos'era questa roba qua? Come faccio a evitarlo? Sembra l'attacco di Lucas e Ness su Super Smash Bros. Brawl. Che cazzo era? Come faccio a evitarlo? Eccomi. I residui sono tre da dare alla tizia. Ok. Tu buttati su uno, attacco da dietro fino a una certa. Ok. Buonasera, Lorem! Quanto tempo, come stai? Che cazzo era? Corri! Non ho capito niente! È esploso tutto, ma poi all'improvviso... Minchia, manco posso entrare e esplode tutto. Non so se hai visto. Me l'ero cavata benissimo, eh. Vabbè, a parte... Sì, mi sono sembrate abbastanza easy, eh. A parte il mega attacco incredibile. Però... Sti cazzi, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Stai avendo un problema? Che hai fatto, Lorem? Come stai? Non me l'aspettavo proprio. La... Cos'è questa cosa che spunta? Ah. La pioggia di meteoriti. Come sai sono positivo, sì. Però pensa positivo anche. E che hai fatto? Che hai combinato di brutto? Ci riproviamo. Ok, devi usare FFP2 e guanti. Sì, fino ad ora ti seguo. Ma li posso fare il... Dexter. No. Direi di no. Sbagliato tutto. Fa due. Ah, ma non muore? Perché non cade giù? Strano. Gli echi miei. Dove sono? Non qua. Vedi note? Anche questi girano, ok. Cercavo i miei echi, non so dove sono. Ah, è in altezza così, è brutta. No, non devo stare qua sopra, ho capito. Mamma mia!
come li ho evitati non lo so. Però qua sopra è scomodissimo perché mi prendono molto più più facilmente. Gli echi dove sono? Eccoli qua. No, non sono i miei echi. Vabbè, dai. Li prenderò a fine fight, tanto erano pochi. Dai, riprendiamo il giro di prima che stava andando bene. Eccoli gli echi. E allora non lo vogliamo prendere? Aia. Perché me la sto giocando così male? Prima me la sono giocata meglio. Qualcosa non mi quadra. Sono troppo esoso. Voglio mandare a segno troppi attacchi. Allora, qui ne fanno sempre due quando fanno quella cosa. Qui basta correre. Ma dove cazzo mira? Ma dove cazzo mira? Così non lo posso colpire. Ne fa due. È arrivato anche l'altro. E infatti mi ha preso l'altro. E non riesco a prenderlo. No, l'ho preso, l'ho preso. Non volevo lui, non volevo assolutamente lui. Volevo questo di qua dietro di me. Cazzo. Mamma mia. Che figo però evitarli così. Ok. Vieni. No, sono in due. Ma sono due anche di là. No, 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 ma mi aggri chi voglio io per cortesia. Ecco, era lui, fa l'attacco stronzolone. Ok, evitato. Ora mi aggri lui per cortesia. Ah, ha fatto lo... credevo fosse soltanto l'attacco. Beh, non sto capendo per nulla. Ok. Merda. Però è figa anche sta boss fight, eh. Vedi, a volte tira fuori la palla dal terreno, a volte no. Adesso vi leggo, eh. Adesso vi leggo, adesso vi leggo. Ok, adesso devo correre, mi avete detto? Io corro. Bellissimo comunque. Ok, ho corso, ma è bastato semplicemente correre veramente. Aio, sono molto più scatenati adesso. Sono molto più scatenati. Ho sbagliato. Sono diventati più veloci. Ancora! Bellissimo l'effetto. Ah! Ah! No! Non mi ha schivato. L'altro. Ok. Tira fuori la pallona. Perché ti dico mi fullo? Tanto ne ho ancora 11. No, ho sbagliato!
Corri, 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 corri. No, mi ha preso pieno. Vabbè, ma come faccio a evitarlo? Come faccio? Se mi prende, mi prende. Cioè, questo è solo culo, praticamente. È solamente culo, ragazzi. Solamente culo. Aspetta, recupero cosa avete scritto. Sto evitando il COVID come la peste. Anch'io, fortunatamente. Ora dovrei pulirmi il culo, ma non posso togliere i guanti. Come, scusa? Ti lavi le mani poi dopo, Lorem. Vale, grazie per il lurchino, grazie mille. Dietro l'albero qua, sempre. Sì, 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 per evitare i cosi, sì. Comunque ti consiglio di potenziare una seconda arma in piena eco in più. Non lo so, a me piace un sacco questa. In questo caso Rolly. Sì, però col primo praticamente mi ha stunnato. Capito? Col primo missilozzo mi ha stunnato e non sono riuscito poi a evitare il secondo. Il problema è quello. Vabbè, ci riproviamo. Però non era andato male, eh. Se eviti quello, poi è abbastanza easy comunque gestirsela. Che cos'è? Un molotov esplosivo. Scusi, mi scusi, non volevo. Ok, si va per di qua. Hai capito, Lorem, se sei sempre qua? Te le lavi le mani dopo, dai. Non è che puoi... Come vivi, se no, scusami. Buonasera, Andrale! Come stai, Andre? Ma no, perché a volte salta e a volte fa la schivata? Io questa cosa non la capisco. Ecco, ora ci muoio. Ce l'hai fatta? Come hai fatto? Come sta andando? Bene, il secondo try che ho fatto è andato abbastanza bene. Ho evitato per due volte la mossa finale incredibile. Ma non la terza volta. È quello isolato, lui laggiù. Ok, ok, è stato difficile. Come è stato difficile? Come hai fatto? Aia. Mamma mia! Meno male che non avevo lag. Lagr. Sennò sembrava che laggassi. Ma le molotov quanto vi fanno? Pochissimo. Inutili, direi. Ok. Scusate, non riesco a leggere adesso, Uno, due, ok, non ti ho preso però, tu sei da solo, spara quella cosa là, bravo. E beccati questo! Cazzo, tutte le volte mi frega così, incredibile. Mi dimentico che potrebbe tirar fuori la palla dal cilindro. Ok, vieni qua tu. Adesso mi sa che fanno un mega attacco. Sa che ci siamo quasi. Sono esplose insieme. No, cambiato idea. Ho cambiato idea. Tu sei da solo. No, non sei più da solo. Lui è da solo.
No, lui! Mammi, ma cosa fa? No, la telecamera! Eccolo! Lui. Non so se usarla o non usarla, sta telecamera. Fa cosa vuole. Ok. Mega attacco? Oh, l'ho interrotto? Non l'ho interrotto. Cazzo! Ma porca puttana! È un casino evitarla, è un casino evitarla. Eccomi, scusate, rileggo tutto. Buonasera, ce l'ho fatta, bene, questo è stato difficile. Ah, hai la play accesa? Vabbè, ti invito nel party allora. Che buoni Mars, che c'entrano i Mars? Ah, mi mangio un Mars, ok. Avrebbe già finito, qualcuno gli dica di usare un'arma elettrica. Ma allora, ma nessuno che vuole fare come faccio io, scusami. Ti invito nel party se vuoi, Omo. Oppure mi vuoi proprio dare una mano in game? Dimmi tu. Tanto ti invito nel party, così. Se mi vuoi suggerire. Ma l'arma elettrica, ce l'ho il coso per elettrificare? Questo non le posso elettrificare, mi sa, però. Dietro il girasole al centro dell'arena, ok. Allora, ti invito nel party perché Ert non vuole che tu mi aiuti. Allora ti invito solamente nel party. Però me la caverò da solo. Dovrei avere io le polvere scintillanti di titanite. Roba, come si chiama? Roba così. Carta infuocata, carta del fulmine. Ma la posso usare? No. Vedi, non la posso usare, perché? Devi potenziare l'ascia. No, io voglio usare queste. Io voglio usare le lamette. È andata via? Oh, salve. Portami del fluido cerebrale, ti prego. Un'ultima volta. Il suono appiccicoso mi sussurra qualcosa nell'orecchio. La mia testa è tutto quello che ho. Ho bisogno del battesimo. Ti prego, ti scongiuro. Ma perché è scomparsa? Cioè, è sparito il corpo. Buonasera! Buonasera a voi, cari. Ma perché vuoi picchiarmi? Scusami. Mi shareplaces. Sì, ti shareplaios, perdonami. Come stai, uomo? La tizia, per caso? Sì, è la tizia che è rimasta, diventata okay. Una palla fluida. Ok, la devi uccidere. Sì, ma gli hanno dati due soli, di cosi. Di fluidi interstiziali. Ti ho mai condotto verso strade oscure e di cui ti sei pentito? Non me lo ricordo. Ok, ti faccio trovare il terzo fluido. Trovato, uccidila. Perfetto. Ma non c'è più lei ora? No, tranquillo, perché se noti... È questa qua? No. Riguarda dove l'hai preso? È tornata? Prego. Ma come? Che schifo. Lo sto bevendo. Sul coso. Sì. Vedo una forma. La mia guida. Avverto la tua voce forte e chiara. Sì, Arthur, ci vuole la mia presenza. Quello! Asclepiade. Asclepi. Asclepiade, ok. Solo per me. Allora, ti consiglio poi, giusto per... Quanto chiacchiera ancora? È morta di nuovo? Che sta succedendo? Sì. Hai completato la sua quest con questa ultima runa. E poi okay. Ti consiglio di guardarla quando tornerai al suono del cacciatore. Ok. Ma aspetta, non puoi elettrificare no. Le lame? No.
Ma nemmeno questa? Nemmeno questa. Posso elettrificare nulla. Rieccolo allora. Allora niente. Provo a usare questa, dai, così faccio contenta Earth. Allora, mi metto la maglia del pigiama, arrivo. Vai. Earth, ho preso un'arma più lunga, così sei contenta. Non so neanche che moveset abbia. Ecco, così perdo vita, ottimo. Servono potenziali. E allora non va bene niente qui, Non ti va bene niente, Earth. Questa è potenziata. È più? Più 8, dai. Si può provare. È che non la so usare. Cioè, non l'ho mai usata, quindi... Faccio meno danno, però. Ah, devo togliere meno cuffia? Allora mi lascio cuffia. Credo di fare meno danno. No, non è vero. Infatti, volevo dire, il fatto è questo. Quack ha tipo 35 in abilità e basta. E quindi l'unica veramente arma che può usare sono le lame. Cioè, è questo il fatto, il problema. E allora le rimetto. Sì. Ti tocco. E poi se vediamo che è una certa, se ancora lì battiamo insieme. No, no, vabbè, ma ce l'ho fatta abbastanza agile. Se entrassi nel cervello ti urlerei addosso. Oddio. Cioè, adesso lo voglio, cioè, ti prego, fai venire Earth. Vieni, vieni in live così mi urli. Boh, sì. Ah, questo mi segue. Ti urla. E mentre come? Ti urla, io sto zitto e... Boh, io sono lì col violino. Ok. Comunque, per evitare il mega attacco incredibile, devi stare dietro al girasole. Ok, devo capire da dove arriva, però. Dal lato dove siete in questo momento. Quindi... Ah, arriva sempre da di qua? Fare colpi. Dal lato dove sei ora, i colpi vengono però. Merda, mi aveva detto di correre per evitarlo. Cazzo. E la cosa migliore è rimanere dietro quel girasole. Ok. In realtà, dato che siamo in Bloodborne, si chiama Giraluna. Perché il fuoco non c'è. Giusto. Però io ho detto un girasole perché sono effettivamente dei girasoli. Ah, sì, sono girasole. Ti ho detto che queste cose li puoi verriare. No. Un po' ce me lo immaginavo, però no, non ci ho provato in realtà. Diciamo la cosa tra virgolette difficile è tenere d'occhio tutti. Ah, basta guardare quello più isolato. Vado da lui. Con la Ludwig, con la Ludwig, cioè. Un'arma lunghissima e potentissima che può essere buffata, se non erro, correggimi se sbaglio. È quella che spara i raggi, no? No, non è. No, quella è quella della luna, quella com'era? È un'altra, è una spada, sì, diciamo. È molto simile, ma è uno spadone lungo che vedo si nulla. Trasforma in un altro spadone ancora più lungo. Ok. Però è lento. Però mi sembra è tutto forza, mi sembra. No, in realtà no, la spadina è abbastanza veloce, è come la spada di Dark Souls. Ah, ok. Souls, Puglia chiede se è la Romania. Ma la Romania... Ah, Puglia è tornato. Come stai, Puglia? La Romania è un po' che non si vede, purtroppo. Adesso ci muoio perché non stavo controllando gli altri. No, è andata bene. Dai, si prova a fare un bel parry? Posso parryarli soltanto l'attacco fisico? Ovviamente. Cazzo, mi ha colpito l'altro. Dio, Puglia, mi dispiace. No, Puglia, no! Io lo ero fino a sabato, quindi ti affisco. No, se provo a parryarli qui non sto giocando. No, no, infatti c'è, piuttosto fai come prima, però sì, 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 sì. Tutti positivi, ragazzi. Andiamo bene. Di questo periodo, ragazzi, io guarda, ho passato 2 settimane a arrivarmi in casa. Oggi sono stato fino giù e sono lavoro. Vero. Confermo. Una domanda tecnica che non mi ricordo. L'Aracuglio si può buffare con le carte?
Il bello è che sono asintomatico, esattamente come me. Io sono 2 settimane completamente asintomatico. E meno male, ragazzi, E God a fare le lezioni a casa. Come uomo? Sì, effettivamente hai ragione, uomo. Meno male che è andata così. Questo è l'attacco finale, sì? No. Ma allora, ma ogni quanto lo fa? Quando arriva a metà vita? Non ho mai trovato onestamente. Attacchi, guarda, controllo al volo sulla ulti. Dai, credevo di essere a distanza di sicurezza. Che location? No, niente, guarda. Ma location mi piace. Ci sta. Ci sta, dai. Okay, non hanno ancora fatto l'attacco mega. Tra l'altro sembra, ho notato, la mossa Smash di Ness e Lucas su Super Smash. Quale? Quello della Wave. Eccolo, amo dietro il girasole. Sì, non riesco a togliere l'aggr a sto stronzo. Guarda là che combo che ti ho fatto. Yes. Ci stava, che dici? Oh, ce n'è un altro qua. Ha fatto una volta sola per adesso, non male. Solito lato. No, non era il solito lato, scusami. No, il solito lato, stavo andando male, ok. Ma non ero dalla parte giusta? No, non stavi andando dalla parte giusta. Infatti mi ha preso. Ma credevo di essere dalla parte giusta. Allora. Boh, non sto trovando quali armi si possono buffare, quali no. E poi si possono buffare sulla base di cosa? Ma secondo me le puoi buffare o meno in base alle gemme che ci hai messo. No. Sicuro? La puoi buffare sempre. Cioè, ovviamente. Sicurissimo? Se hai messo danno fuoco non la puoi buffare. Però infatti. Se hai messo danno normalissimo. Ok. La ciottoliamo questa? Ma che, ora battilo, che sennò fa la fine di German. Vai. Buona. Yes! E Cole la mette, incredibili. Yes, la chiave della torre dell'orologio, della torre dell'astrale. Ti ammazzo se la ciottoli, mi dissocio. Però come fai a non ciottolarla? L'abbiamo fatta, ragazzi. Terzo try di oggi? O quarto? Peggiorato un po', Accendiamola. Vabbè, il DLC è abbastanza difficile. Hai ragione anche te. Qui non c'è altro da fare, no? Qui non c'è altro da fare. Raccolgo gli echi se li vedo, ma non li vedo. Niente. Comunque, Puglia, a parte questa cosa qua della positività, com'è? Tutto a posto? Tutto bene? Vamos. Ma qui si può aprire? Si può aprire con la chiave che è aperta ora. Ok. Consiglio molto vivissimo personale. Torna prima all'altare del vincolo. Cioè, ok. Sì. Mi hanno chiesto se facciamo Ebrietas poi. Se abbiamo voglia, è finito il DLC. Ok. Perché è difficile 8 come boss. Ok. Quanto manca alla fine del DLC? Due boss? Ok. Ok, fai tutto quello che devi fare e poi ti consiglio di provare
la runa a Skelpiade, perché è molto particolare. Che va messa qua. Ospita fantasmi come legno runa? Una runa di Kari, certo, creata da Adeline, paziente dell'edificio ricerchi. Una trascrizione dei sussurri inumani e appiccicosi che rivelano la natura di una presenza celestiale. Chi accetta questo giuramento diventa un legno luna rivolto al cielo, che nutre i fantasmi nel suo delizioso letto. I fantasmi ci guidano verso nuove scoperte. Ok, boh, la metto. Prova a metterla. E ascolta bene. Ma cosa sta succedendo? Sono diventato un cavolo? Sei diventato un cavolo, hai visto? Ma ascolta bene cosa? Quando la metti che ti trasformavi, c'era un rumore. Ah, non ho sentito il rumore, sono rimasto un attimo. Porca miseria. L'ha fatto vedere. Ok, e il rumore com'è? Ah, fa... Ma fra queste qual è meglio? Credo impurità per la coop, ma diciamo hai mancato tutte quelle... Recupera PV. No, recupera PV in punto di morte, vai. Metto questo. Allora, prima della fine del gioco, diciamo, fare la quest di Alfred. E se volete, se insistete tanto, Ebrietas. Però secondo me Ebrietas è veramente, 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 veramente inutile. E vabbè, perché ci siamo, lo proviamo a fare. Facciamoci un livello. Se ho abbastanza Eki, ma non penso. Appena l'Eki. Non ne ho, ok, me ne manca 13.000, quindi è un po' un problema. Vabbè, allora, niente, torno con quelle lame impossibile, te lo dimostrerò invece. Qui, ma qui c'è un... È il negozio di punti intuizione. No, vabbè, cos'è l'ultimo? Ah, per invadere, ok. Ci sono anche costumi nuovi, eccetera, eccetera, lì. Cioè, unici. Ah, lì, non già, vabbè. Vabbè. E invece lo vedrai, Ert, che ce la faremo. Dubiti di me, non ho capito non io questa storia. Ma ragazzi, adesso lo faccio al first try. No damage, Ebrietas. Ti faccio battere fino al boss di DLC addirittura prima. Ti preparo adeguatamente. Ma cos'è, com'è fatto questo Ebrietas? Ebrietas? Un cavallo? Vedi, cos'è? Non... Sì, è un... Sembra, è presente uno spaghetto. Uguale. Sì? Ok. Allora, vado giusto? Okay, vai giusto. Sai cosa mi ricorda questo? Dimmelo pure. La torre di Rayquaza. Boia, sì. Che se cammini male caschi di sotto. No, ma no, qui puoi andare tranquillo, non cade di okay, sotto. Ok, no, vedevo le luci, le lucine così. A un certo punto ti invito a non avere fretta a interagire con le cose e fare una certa cosa. Devo ucciderlo? Metti il monocolo. Prima di ispezionare il corpo. Il monocolo addirittura. Mai usato in tutto il game. E ti invito a osservare. Buonasera questo... Reinel. Buonasera Reinel. Questo corpo. Signora molto simpatica. Non ti ricorda assolutamente nessuno. Aspetta, il vestiario o la faccia o tutto no, insieme? La faccia, la faccia. Ok, il vestiario può non entrarci niente. Il vestiario può non entrarci niente. Guarda la okay, faccia. Ok, installazione di forte, Toto. Potrebbe essere la tizia quella che ci dà gli echi? Vediamo il taccuino. Bravo. È l'automa. È l'automa, perfetto. È la vera automa. Ok, puoi chiudere il monocolo. Come faccio? Come lo tolgo questo? Lo riselezioni. Oh, cosa sta facendo? Sto cercando di togliere. Cristo, sei difficile. Scusami. Che c'è degli Skifidols? Ah. Ma come stai, Reinel? Non so ancora nulla, Reinel, no. È la versione real life dell'automa, ok. Sangue, no? Solo tosse, meno male, Reinel. Non la toccare. Si baciano? Attenzione. I cadaveri vanno lasciati in pace. E anche la stessa doppiatrice. Che figata. Ah, è Lady Maria lei? No. L'ha detto Ert. No. Irresistibile dei segreti. Solo una morte onorevole potrebbe curarti.
Fight di nuovo. Voglio quell'arma. Vediamo chi ha le doppie lame più belle. Lady Maria. Ma dov'è? Ma cosa succede? E questa te la affronti da Quanto sola. Quanto cazzo perché... è veloce? Ah, secondo me questa fight ti piace molto. Ma io voglio le sue armi, assolutamente. Ma porca miseria. Ma sembra, non lo so, bellissimo. Voglio quell'arma lì. Bellissimo. Bellissimo. Spettacolare sta fight, non ci ho capito un cazzo per adesso, però adesso... Questa probabilmente è la battaglia più... Per me, German non lo batte nessuno, però questo è molto personale. Ma questo è il famoso boss più difficile del gioco, no? Assolutamente no. Ah, ok. Era molto più difficile Ludwig. Lady Maria per Stry. Ludwig, mamma mia. E ora io, il problema è che ho 40.000 Echila e me l'ha persi tutti, sta stronzetta. E io che ti devo dire, uomo? Guarda, sono anche là da lei. Esplode. Venga, venga. Ma porca miseria. Ma poi sto 2 ore in terra. Ma mi fai prendere le cose? Not bad. Non so se hai notato, ma lei ha utilizzato, diciamo, alla schivata dell'osso senza usare l'osso. Ok, che la rende invisibile. Che la rende invisibile. Proprio lei ha quel potere già di suo. Ma... Oh, veramente, cioè, mancava pochissimo che andavo in bagno. E ne stai abusando. Perfetto. Oh, mi spara, no, che fa? Cazzo. Ah, che non mi riattaccasse. Come no? Per un pelo. Aia, quando comincio a fare questa roba di fila. Perché c'ho i ciottoli? Perché le moto ritardate effettivamente ti servono alla battaglia. Sì. No! Ecco, questo era molto bello, se lo prendevi. Però ho sbagliato. Ora credevo di averglielo fatto. Sì, quanto dopo esplode la Molotov? Vabbè che è ritardata, però. Ritardata. Va bene, però. Ma dove l'ho tirata? Che fa? Ok. Benvenuto alla fase 2. Come facevo a creare altri proiettili di mercurio? Tasto su, però ti dai vita. Ah, merda! Non l'ho fatto nel momento più adatto. Decisamente no. Credevo di sprecare di molto. Me ne sono accorto. Porca troia. Oh, buonasera Continuo. Buonasera Continuo. Cazzo.
sta. Ci sta. Mi fa troppo ridere che lanci la molotov a casa. Dobbiamo concedere andare di perdere e morire così sprecando tutte le fiale. Sì. Oh sì. Penso sia la non si vede meglio con un archibugio. Mi devo levare dalle palle! Amo, benvenuto alla terza fase! Sì, vabbè. Dovrei provare, non lo so. Non so, io non sono un grande fan dell'archibugio del cacciatore, però. Vi scusi la pistolina. Cazzo, ma l'attacco arriva dopo. Sì. Ti ricordi Guardiani dell'Abisso? No. Hanno preso ispirazione da lei. Merda. È che fa tantissimi ferri. No, è che Tommaso si fissa con i ferri. Cioè, gli dico, guarda, questo posto mi fa no! i ferri. E poi fa solo ferri. Ti prego. Perché lui non li farebbe normalmente. Capite? Questo è fatto. No, 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 no. È che non voleva distruggere. No! No! Vabbè, dai, ci sono trash. Cazzo! Cazzo! Provatti, buonasera! Ma quanto avete detto? Non sto capendo più nulla. Cosa avete detto? Cosa avete detto? Ah, sei matti? Hai cambiato account? Come mai? Cosa hanno detto? Cosa hanno detto? Mi ha consigliato Reynel. Mm-hmm. Di provare l'archibugio al posto della pistola, perché dice che va un po' in ritardo e forse si potrebbe usare con più con i ferri. Lancio le molotov alle signorine. Metto l'archibugio? Non ce l'hai, perfetto. Non ce l'ho. Andiamo senza. Dai, ma me la sono cavata affatto male, eh. No, no, no. Mi sono fatto prendere un po' dall'ansia, no. Sì, è vero. Che è successo? Ah, no! Fatto. Nico mi manda... No, eh. Tanto prendo gli echi e poi possiamo combattere, signore. Eccoci qua. A noi tre. Aia. Non so se iniziare subito a perriare. Direi di sì, perché qua la situation non mi piace. Mamma mia, questa è pazza, eh. Venga, venga. Vabbè, almeno ci studi un po' di tempi per i ferri, dai. Allora, qua la situation non mi piace. Fanculo. Mas! Mamma mia, mi ha sfiorato! Sì, vabbè. Quelle devono essere mie, eh. Dimmi che si possono comprare dopo. Lo vuoi sapere o... No, no, sono certo vuoi che si possa fare. Ok. Porca miseria. Poi quando riesco a perriarla... Ma perché mi sta distruggendo mentre prima ho fatto cosa mi pareva? Perché ti stai concentrando nell'attaccare solo esclusivamente con i ferri. E allora devo tornare in me. Vabbè. Infatti, dicevo. Qui guardando il tuo live su Bloodborne mi è venuta voglia di giocarci, di giocare Souls-like. Stai giocando al primo Nioh? Nioh è un casino. Penso di averlo provato, però non so. Continuo a prendere Elden Ring? Perché ride, Ert? Perché stai ridendo, Ert? È perché, cioè, ha ragione. Ma riguardo cosa? L'archibugio? Volete che prenda l'archibugio, veramente? A parte che non ho echi per comprarlo adesso. Dai, me l'affronto col mio non, stile. Cerca di non schivare per paura. Cerca di schivare quando sta per sferrare l'attacco. In modo da creare la sferata perfetta. E
Sarebbe il panic roll di Dark Souls, ma non rolla. Quindi non dico panic roll. L'avevo stunnata? Nella prima fase la staggeri bene. Per chi mi diverte vedete venire contro Maria quando hai fatto... Dio Cristo! Amigdala la prima. È piuttosto di amigdala questa, ragazzi. Sì, sì, è più forte la di Maria. Perché i tempismi è più simile a quello. Perché hai i tempismi più simili a quello. Potrei prendere Elden Ring se riesco a finire Nio 1 e 2. Ma io Elden Ring avrei rinunciato, sinceramente. È il gioco che aspetto da tantissimo, sì. Con la pistola devi sparare praticamente mentre sta per arrivare l'attacco. Dice che è lento, di certo, però. Vabbè, tentare non nuoce, comunque. Se vedi che una certa continua a morire... Dai, riprovo una volta questo, poi se me lo vado a prendere. Dove sono i miei echi? Prendi l'archimone. Signora? Un attimo. Era là, da dietro. Era là dietro. Sono lì, guarda, li vedo. Sono lì. Mezzanotte. Eccoci qua, signori. Utilizzi un macchio cacciatore lì. Lentissimo non mi sembra. Non ho toccato due shock, mi si è disconnesso. Avido. Sì, a volte sono troppo avido. Come credi che sia un nuovo Dark Souls 2? A me basta, cioè, sinceramente, a me basta giocarci in gruppo, E poi a me non mi sembra, cioè, mi sembra che abbia delle cose comunque abbastanza innovative. Cosa? Elden Ring? Io ho fiducia. Elden Ring, sì, io ho fiducia. No, non penso che sia come un Dark Souls 2. No, è Dark Souls 2. Dice... Rainer. Ma ha già attivato la fase 2? Ma dove l'ho lanciata? Ma che cazzo? Ma perché la lancia corta? Oh, ma le lancia in prossimità, le moto ritardate. Ah, ok. Ma poi adesso sono esplose subito. Non mi sono curato? No. L'avevo evitato, eh? No, pallone d'adulto in fondo. Quella proprio devi evitare il boss. Ma perché prima riuscivo a stannarla quando faceva questa cosa qua? Perché io ero in seconda fase, semplicemente. No, ma nella fight precedente. Ah, non lo so. Del ring lo prenderò. No, come Ert? Devi giocarlo con me, ti ricordo. Corri. Mamma mia, peccato. Bravo uomo, meno panic roll. E più schivate, tra virgolette, senza. Sempre uguale, eh? Diciamo che è difficile periare quando. Con la strada lì. Niente, schivato male. Sì. Uno ci prova. Buttare via le moto ritardate. Non che servano così tanto, chiaramente. Com'è possibile? No, non l'avevi fatta bene. Che non t'abbia preso. Conoscete Cod Vein? Solo per sentito dire. Cod Vein no. Ah, comunque, con l'esplosione finale ti fa danno, ma mentre carica è una buona apertura. Ora, bravo uomo, così i tempi sono. Thank you.
È stato avido. È stato avido. Sì, sì, avido, 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 avido. Era lancio davanti a me, sì, quella ritardata, sì. Ert, anche a me mi stanno spingendo a comprare Dark Souls, però se lo prendo, lo prendo per PC, non lo prendo per PlayStation. Ah, Cod Vein dovrebbe essere un Souls-like versione anime? Ah. Particolare. Con alleati, che vuol dire? Il primo cosa, Ert? Il primo Dark Souls? E il primo Dark Souls. Io ho giocato solo il terzo di Dark. E Bloodborne, vabbè, Bloodborne è stato il mio primo Souls. Mi piace quando incespica alla fine. Vedi quando fa così. Qui è fighissimo come personaggio. Chi ha i compagni nei PC? Ah, ok. Peccato perché stavi rollando, l'ho visto. Cioè, più che altro lo sentivo le tasti. Sì. Sì. Solo che ci sono problemi di peso, di armi, armature, Bloodborne... Bloodborne sì, ma... Preparati perché molto molto probabilmente anche in Elden Ring sarà tipo Dark Souls, quindi... È meglio già se ti abitui a questa cosa. Su Bloodborne le armature non servono a niente, ma in realtà neanche su Dark Souls, più di tanto. Cioè, è proprio... Fatto una cagata. C'è l'armaturina che fa più resistenza elementale al fuoco, sì, va bene. E però Dark Souls, cioè, spesso e volentieri, se un nemico ti fa un danno, il nemico ti fa danno. Cioè, quel danno lì, con tutte le armature, più o meno, ovviamente. Di certo, se sei a corpo nudo, ti fa molto, molto più danno. O se c'ha l'anello della calamità. Almeno per quello che ho riscontrato sul 3, non so com'è sul primo o sul secondo. Il RPG gira sempre mezzo nudo, è giusto così. Però non sbatto di togliere la motore perché ti piace. Dai! Dovresti aumentare, se per te è un problema, diciamo, il peso, aumentare la fisica vigore, se non erro. Non so come si chiama sul primo, su Dark Souls 3 si chiama vigore. Ma già, qui non c'è quella roba là. Però le spade, specialmente la spada lunga normale, è veramente forte. È lo stesso moveset della spada di Ludwig, insomma. Non sto più perriando niente, è un problema. Perché dovrebbe essere un problema? Perché non sto più riuscendo a perriarlo. Senza una spada della Diverna che ti fa volare, non conosco il primo, quindi... Ma che palle, sto soltanto curandomi! E lo sapevo tanto. Guarda, non schiva più, ma che cazzo fa? Di stagger anche lei. Vai. Go. Addosso. Anche dietro, occhio, ok. Anche dietro ti prende. Dietro. Ma che cazzo. Che devo fare? Carichi, la cosa migliore è avvicinarsi e schivare in tempo. Ma che devo fare? Che devo facesse? Di più, Sì, ma che devo facesse quello. L'affondo. Oddio, continuo perché hai giocato un Souls con mouse e tastiera. Come? Come hai fatto? Come ha fatto? Non l'ho mai finito. Mamma mia, con mouse e tastiera è delirio. Il controller è 100 volte meglio.
Cosa è lunghissimo, Ert? È Dark Souls primo. Dark Souls 1. Ah, perché ha giocato il primo, l'ho letto adesso che ha giocato il primo. Ho capito, avesse giocato sì, un ma Souls. Perché, ma perché mentre gli altri giochi più o meno sono molto lineari, tipo Bloodborne e Dark Souls 3 sono molto lineari come giochi, cioè c'è un'area, arrivi alla fine dell'area, c'è il boss, fine. Cioè, Dark Souls non hai idea di dove andare. Cioè, questo è il fatto. Mm. Devi girare a caso finché non trovi la via. Oh, come non mi ha preso? C'è più stato. Meno male che non mi prende. Ecco, io dico, se ci sono le sue armi nel gioco, quegli attacchi lì sì, però non li puoi fare. Sarà ridotto il moveset se ci sono. Peccato. Anche questa è una buona apertura, se riesce a seccare la... il tempo in cui fa l'esplosione. Addosso, schiva. Mm. Si è rispento il controller. Sotto di lei. Ok. Bravo, così. Ma... peccato per aver mancato l'attacco. Più vicino, più vicino. È sempre meglio andare vicino e schivare in tempo. Credevo di avergli fatto il parry. No! Sai che se gli facevo il backstab era bellissimo. Non ci posso credere. Oh no. Ti frega perché ritardo l'attacco. Ti frega perché ritardo l'attacco. Sì. Che palle. Dall'altro hai 36.001 echi. Sì, e mi mancano però 9.000 per fare un livello. Che palle. Cioè, io se vuoi ti aiuto anche, ma se ti aiuto diventa veramente ridicolo. No, il brutto di questo gioco qua, il brutto di questo gioco qua è questo. Mentre in Dark Souls 3 se lo fai in cooperativa è comunque figo fare le boss fight. No, no, secondo me anche Dark Souls dipende che boss, cioè lo distruggi in due. Tipo i guardiani dell'abisso li annienti. Sì, vabbè, però ti ricordi coso? Non mi ricordo manco come si chiama, il drago incredibile, Midir. Vabbè, Midir in due è proibito, cioè. Midir è troppo difficile in cooperativa. Che palle. Oh, rage, ragazzi. Rage? No, non è che rage, si va a letto. Mi fa incazzare, per forza. Rage. Lo so, lo so. Mi piaceva dire che non era vero. No, è la mia definizione, se lo sai. Ma che palle! Era anche vicinissimo al parry, te lo dico. T'avrebbe parryato lei. Lo so. No, non rage quittiamo mai, ragazzi. Non sono il tipo che rage quitta. Si fa il quittino, bimbi. Oh. Per fare il backstab deve essere caricato al massimo l'attacco? Sì, deve essere caricato al massimo. E allora è impossibile farglielo. Non so se c'è stato, cioè è possibile di sicuro, ma non so perché in due si fanno i backstab, però non so se in uno trovi la finestra. Quando carica la fase? Tipo adesso? Non lo so. Ora, lo so. Magari se ce l'avessi a... ho sbagliato. Credevo di avercela chiusa. Vabbè, la prima fase comunque la clap easy. Sì, sì. Sprecato 4 fiasche, però. Vabbè, ci sto. Bello. Mi spari una pistolettata nel viso. Non ho capito con quale attacco mi abbia preso. Con la seconda...
Questo è stato lì con un zero vita e non mi ha colpito. Mi sono solo con l'ultimo boss di... Vabbè, l'ultimo boss di LC, ragazzi, cioè, lo sappiamo tutti, Lo sappiamo tutti, è normale proprio rage quittare male. Bravo, amo. T'ha preso, è uguale, però. No, non sì. Mi ha preso. Ma che cazzo! Ora mi ha preso. Peccato perché c'è ricordo. Oh yes. Bonk. Sento sbattere tutto. Devo bere. Devo bere. Che puttana. Guarda, hai fatto più tentativi con German, comunque, per ora. Con German ne ho fatti di più. Sì, sì, hai fatto più tentativi con German. No, German era ingiocabile. Ma lei è abbastanza giocabile, è che... Mi fa incazzare che a volte ritarda l'attacco. Poi ti prende anche lei 600 metri. Devi essere bravo lei. Cioè, devi essere bravo tu. Devi essere bravo lei, cosa vuol dire? Non lo so, se non sei te. Anzi... Quando ritarda l'attacco così, se prendi il tempo, riesci a fare il parry. Ma a volte invece lo fa subito. È casino, capito? Perché non fanno i giochi semplici? Tio, cavolo, perché i Souls non sono più semplici? Perché esatto. Vai a cagare, mi stavo curando. Vorremmo un bel parry per recuperare un po' di vita. Ecco. Spam. Servito a niente. Vuoi un consiglio? Per avvicinarti più in fretta, prova a schivare in avanti quando gli fai il parry e ti stun. Ok. Ve lo chiedo anch'io, Miyazaki masochista antisadico. Te l'ha fatto lei a te il back. Bastava una frazione di secondo prima. Non so neanche se puoi salvarla. Sotto. Volevo provarlo. Mi ha preso, però non lo fa. Hai avuto Hyper Armor, vabbè. Sono fortissimo. Sotto. Adesso non me l'ha data l'Hyper Armor. Anzi. Clean, questo Perry. Perry l'ornitorinco. Venga. Niente. Coi ciottoli la distraggo. Come si? Quanti ne fai? Perché? Perché adesso ne fa 8, scusami? Non mi ha preso mai, ma mi ha preso. Va bene. Forse ti ha preso. Puttana è... Sì, vabbè! Adesso è diventato Gesù Cristo. Dai, va bene. Strappato il cuore addirittura. Hai beccato un attacco rarissimo suo. Cioè, ti pareva? Il riposte è rarissimo, madonna. Ti pareva? Ma come ha fatto a farmelo che non la stavo attaccando? Ah, perché mi stavo curando? Esatto, ti ha fatto il parry heal. Che palle. Non ce la stavo facendo, eh. Oh, ma ti stai annoiando? No, guardo, ti consiglio. Meno male. Tanto, tranquillo, quando si arriverà al boss dopo di questo... Ci prendiamo, veramente, mi porto qui le brioche, il caffè. Non ci starai gli anni, a me va bene così. Ai ragazzi va bene così. Siamo tutti con il chilling. Ma cosa ha fatto? Se sclai su questa, penso al boss dopo... Proprio, stai messo male, eh. Chiudo la stamina. Sì, ma mi fa sclerare, ma... Perché è abbastanza semplice, cioè... È pulita, diciamo. È pulita, capito? Non è come
Ma puttana Eva, ma che cazzo? A chi poteva farlo se non a Quack, esatto. Cos'è successo? Reynel, sei un maiale, sei un maiale. Ho visto porno iniziare così. Una mano a montare la TV. E hai davvero montato la TV. Ma come la tua vicina? Ma non hai... Scusami, non sei positivo, Reynel? Sì, ma la vicina sta a distanza, la vicina. Lama della pietà, guarda. Non lo so che... Hai montato la TV e poi ho visto porno iniziare così, dopo aver montato la TV, eh. Ovviamente. Questo sono andato io. Questa la vinciamo? La vinci, uomo. Questa sì, mi devo grattare l'orecchio, però. Lasciami stare che mi sto grattando. Questa la faccio no damage, te lo dico, eh. No damage? Vai. Col tassolino. Fa troppo ridere. No, avevo detto no damage. Perché me l'hai fatto danno? Eh sì, poi vabbè. Vabbè, mi ammazza. Che palle. No damage, signore. Ma lei non me l'ha fatto fare no damage. Ha voluto colpire. Ma guardala, guardala. Dimmi te se mi devi uccidere, oh. Ti abbandono un secondo, dimmi quando vuoi tu. Vai, vai. Non esagero con le pretese. Qui non ha schivato, perché non ho schivato? Voglio provare a fargli il backstab mentre si fasa. Non le si può fare. E mi colpisce pure, ok. Abbiamo scoperto che non si può fare. C'è ancora più uomo? Sì. Ho provato a fargli il backstab e non glielo puoi fare mentre si fasa. Ok. E nemmeno adesso. Lo userò sicuramente a mente per la prossima volta che giocherai in lab. Non glielo puoi fare proprio, mi sa. Io le davo in due di sì. Earth, mi confermi? Lo sai? Vogliamo cercare... Quando si fasa, cerca di fargli un po' di danno prima di... Cioè, di andare indietro con l'esplosione. Sì. Cazzo, lo ritarda sempre. Ah, lo fa... Ma... No! Credevo che dietro non lo potesse shottato. Andare. Shottato! Mamma mia, che cazzo! Sì, sì, è vero, Reynel, è vero. Ma qui io sono stato lì tranquillo. Non ho schivato perché credevo che lei andasse soltanto in avanti. Non che fa un 360 e viene lì indietro, scusami. Allora, ma lei è Lady Maria. Lady Maria. Ha fatto un no look, ha detto bene, continuo. Però mi piace questa fight. Dai, ancora sì, 15 ciottoli. Rispetto alle altre, almeno capisci cosa succede. Sì, no, qui capisco. Qui effettivamente capisco cosa succede. Ecco, ma cosa è successo? No damage è fallito già. Stavo andando a prendere gli echi. No damage conta da quando prendo gli echi. Ah, ok, chiaro. Prima è solo una fuga a cercare di prendere gli echi. Ok, chiaro, chiaro. Ok, preso danno. Così almeno togliamo in mezzo la sfida. La sfida è incredibile. Io per vantarmi un po' con i ragazzi in chat ho fatto Evrietas no damage. Veramente? Yes. A first try? No, first try no, però ho fatto Evrietas no damage. Non era mia intenzione perché a me le ossa... speedrun, no damage, non piacciono per niente. Secondo me è una cosa che rovina il videogioco totalmente. Però l'ho fatto. Non ho stamina. Ah,
Ah, guarda, bravo, in realtà no, perché basta che tu prendi il cannone, la polvere di midollo osseo, e quando ha un'apertura alla testa li spari e gli togli una fraccata di vita. Il suo punto è un... mi sono incespicato. La testa è un punto molto 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 debole. Guarda, allora, vedete Giomo, appunto, bravo, dai un colpettino. Io non ho mai potenziato il cannone. Cannone a P10 fa belle cose. Lo schiverò anche Omo se ti spaghera. Ma? Bravo Omo, così questo è il tempo. Ma lo vedi che fa giro tondo? Per esempio, io in una città di pesci non l'ho mai usato il cannone, l'ho usato solo con Ebrietas. Perché a me il cannone, cioè, secondo me è una cosa che non gli vale la pena. Ma perché Omo? Dovevo farlo. Mi danno in questa maniera qui. È stato più forte di me. È stato più forte di me. Se è Elden Ring, cosa ci sarà al posto del ciotto? Vai, vai, fa allontanare di tutto anche. Mamma mia. Più altro, cioè, fai conto nell'alfa. Perfetto, ho distrutto la prima. L'ho persa col ciotto, l'ho persa. Sì. Non devo tirare col ciotto. Ti toglieva 10 proiettili ed era ancora fattibile. Aggiornato ne leva 12. E che? Fondamentalmente spari una volta. Il cannone. Ma leva 12 di cosa? Di proiettili di mercurio. Ma serve per fare i parry? No, il cannone è per danno puro. Ah, cioè è proprio un'arma a distanza che spara. Un po' come la mitragliatrice, sì. Ok. Mi fai prendere gli echi? Grazie. Eccoci. Ok, ora è Nodame, ora... ero distratto. Ok, ora è partito Nodame. Ora parte il Nodamage. A volte sono veramente troppo avido. No, vabbè, ora andava bene, eh. Cioè, ora ti sei sicuro di... Ma che scatto ha fatto? Ma come non ho fatto il parry? No! Ho detto non mi ha ucciso, invece mi ha ucciso. Comunque lì come ha fatto a non fargli il parry, non l'ho capito. Date una per armor? Non ne ho idea. Cose oscure di Bloodborne. Ma ci sto mettendo troppo? Cosa? Ci sto mettendo troppo? Vabbè, è difficile lotta, comunque Maria. Dai, quindi... questa è quella buona. Anche perché ti mancano 10 minuti alla fine. Sì, infatti. Questa è quella buona. Quindi manca questo boss e poi un altro? Ti manca questo boss e poi un altro e finisce il DLC. Ok. Cioè, in realtà ce n'è anche uno opzionale, se vuoi farlo. Anche io, diciamo, la prima volta ho avuto un po' di problemi con Maria. Però avevo l'ascia del cacciatore e quindi niente, il gioco lo masteri, proprio con l'ascia del cacciatore ne batti qualsiasi cosa. Sì, fortissimo. L'ascia del cacciatore è la nostra volta del gioco e ancora non capisco perché le persone non lo usano. Io non la uso. Ecco, sei bravo infatti. Oh, sono fortissimo. Sì, esatto, poi la prossima volta non si esplora l'area. Vorrei che tu battessi Maria da solo, sinceramente. Sì, ma ce la faccio. Tanto hai visto più o meno tutto, infatti. Tanto alla fine adesso è solo try and error. Oh, che palle! Che comincia a spammare la schivata. Ah, ah, ah,
secondo te me poi schivarlo indietro non è un'idea proprio ottimissima contro di lei. Conviene schivare più così. Sì, ma è quando sono... quando mi fa quella raffica di attacchi che mi è da schivare all'indietro, capito? Sconfitti questi due boss a fine tutto. Allora, in realtà questo, un altro che è il boss finale del DLC, ce n'è uno opzionale del DLC, uno opzionale di quello normale e poi il boss proprio finale. Che diciamo, questo e quello finale del DLC glielo vorrei far fare, sinceramente, anche se quello finale del DLC non è proprio necessario. Gli altri due, volendo, si possono anche lasciar perdere, però questo sempre in base a voi, ovviamente. E poi niente, abbiamo ufficialmente finito Bloodborne. Tanti cari saluti e ci rivediamo con Elden Ring a fine febbraio. E nel mentre faremo Escape Room, altro. E qua continuerà finalmente la serie su Uncharted, che è anni che la deve continuare. Sì, effettivamente non mi ricordo neanche cosa era successo. Yeah, me, no! I giochi non ci sei avvicinato abbastanza. La Ash mi piace molto. Allora, io invece in questi giochi adoro le Ash. Sono veramente l'arma più ripetitiva del mondo, ma io adoro le Ash. Mamma mia, ero pazza! Ma non ha tempo, perché quando si alza ci mette veramente troppo per curarsi poi. Anche a me lasciano un piano, a me piacciono le lame, le katane, ste robe qua. Comunque ci siamo, ci siamo. Vediamo se la batti in 5 minuti. È due ore che dico ci siamo, ma sono ancora qua. In realtà a me tra poco mi finisce anche lo share play. Sì, vabbè, te lo riavvio. Tanto fino alle 7.35 posso stare. Ancora 10 minuti. Sì, ti scade adesso a momenti. Chissà anche perché hanno messo il shareplay con l'inizio. Non ho idea. Non so, fra un minuto. Non è il momento migliore. Ok, un minutino. Poi ragazzi, vi saluto. Vi saluto, no, in realtà no. E semplicemente smetto di vedere. Vabbè, sono morto, via, ho capito. Ma sacreto? Vabbè, sul mio, il mio è proprio giappo, già è tanto giappo, lì proprio ti... Okay. La quale usare le cartone. Sì, quello sì. C'è anche su... Ma te l'hai giocato, Nihomo? No, ma avrei voluto. Io l'ho... Ma è quello che parte dentro la prigione? Ma io non ho idea, Omo, non ho mai giocato al mio. Però no, chiedevo a continuo. Io ho ste cose che mi colpiscono da... mentre gli sono alle spalle e mi fanno imbestialire comunque. Beh, Omo, il tuo attacco comunque ha senso, eh. Ok, io ho finito di vedere. Poi quando insomma hai fatto... Sì, mi giuro a Londra, dice continuo. Allora l'ho provato, non mi piaceva. Era stranissimo anche nei comandi. Niente, io sto scazzando di brutto. Ti rifaccio share play. No, ma ce l'ho Neo, eh. Ce l'ho. Stavo cercando di fare il parry per riuscire a recuperare full vita, ma a volte mi fisso su fare una cosa e non ha senso. Non ha senso. Invece l'altro è Sekiro. Sekiro sì, dicono sia molto non bello. Puoi giocare online. No? No, è giocatore singolo Sekiro. No, io ho giocato di singolo, sarebbe troppo per me. No, anch'io ho scoperto, diciamo, che dopo un po' mi rompo a giocare da solo. Sì, io uguale. Io in generale, solitamente a giocare cioè, da solo. Mi piace da impazzire talmente tanto la prima volta che mi ci vado in fissa, tipo Bloodborne, tipo Dark Souls 3. Infatti Dark Souls 3 comunque ho aspettato te. E siamo divertiti, dai. Era la quarantena, sì, no? Sì, Dark Souls 3. Era in quarantena, sì. Finito la stamina.
Se l'offerta costa solo 9,99. Mi ha colpito dietro. Io il problema è che se lo compro con proprio il computer ormai continuo, io sulla player la faccio pochissimo. Cioè tipo che io appena finiamo Bloodborne, io mi sa che la play. Sì, anch'io l'ho preso su PC Elden Ring. Sì, io Elden Ring, io ormai prendo su PC. Cioè, mi sono fatto un mega PC bello bello e... Ma poi in realtà anche tanti giochi li paghi molto meno, eh. Esatto. Oh, prova a schivare in avanti, non si sta a dire così, ti ho detto due volte, ma... Hai ragione. Beh, l'hai visto la combo? Quando la trasformi. Sì, ma non mi sembra di averla mai vista che fa quel movimento là. Oddio, mi ha lagato tutto. Sì. Sì. Fatto poco, però. Va bene. Poi per esempio una cosa comodissima quando sono passato a Bloodborne, poi ti giuro sono tornato, è che su Dark 3, puoi correre di lato e su Bloodborne non puoi farlo. Puoi correre di lato? Sì, nel senso che puoi può correre di lato e è utilissimo per schivare in realtà. Io ci portate con cui riesco solo a fare League of Legends, quindi il resto che si fa? Vabbè, giusto, giusto. Anch'io ero attratto da PlayStation 5, ma alla fine dei conti non so quanto la potrei mai usare, col fatto che c'ho PC. Sì. Sbagliato il tempismo. Ti giuro, mi hanno spostato. Ti giuro. Porca puttana. Morto. Stavo per dirti, ti giuro che mi ha spostato l'onda d'urto. Ok? Però non mi aveva fatto danno. Perché sto laggando come Gesù Cristo? Quando... Sto scaricando qualcosa? No. Ragazzi, sto laggando? Di brutto anche. Strano. Oh, ma tu mi senti bene? Sì, sì. C'è la live? Mi sembra stia laggando a livello incredibile. Sì. Cosa sta succedendo al computer? Si è aperto Spotify. Perché laggo così? Perché laggo così? È successo? Non lo so, staccare... ma sembra proprio di giocare a Bloodborne all'alfa. Bloodborne normale. Ragazzi. Sì. È finita? Si chiude? Ma sta andando di... Guarda là. Aspetta, provo a chiudere qualche finestra che ho aperta. Deve esserci... Ragazzi. Ma poi guarda quanto è in ritardo, tra l'altro. Sì, vabbè, quello ormai... No, quello ormai, vabbè, no. Vabbè, se riesci a risolvere, comunque, è allora, quindi... Allora? Che sono? Sono ora non più, ha detto Earth. Non lagga più? Se non lagga più, faccio un ultimo try. Prima 10, prima sì. Ho capito. Ah, prima sì, ok. Riprovo. Spero di no. Vediamo che dice. Sta laggando? Pensavo fosse la connessione. No. Vedo che mi sta dando problemi OBS. Dai, provo l'ultima volta, ragazzi. Tanto niente. Speriamo regga bene. E tanto è l'ultimo try, dai. Diamo lo share play, come lo vedi? Io non lo fluido. Ok. Sa che è proprio la live. C'è qualche problema su Twitch. Buonasera Kevin, arrivi proprio all'ultimo. Buonasera Kevin. È l'ultimo try per stasera. Come stai?
Non devo schivare all'indietro. Porca miseria. Mamma mia, vicinissimo a Perry Hill. Perry Hill. Dove sparava? Ora di nuovo, Rip. Ultimo live, ultimo try la gun. Che bello, lo fa. Riesco a batterlo e nessuno lo vedrà perché lagga tutto. A volte c'è dell'input lag devastante. Sto gioco purtroppo non sono riuscito a farla a 60. Che minacce. Quelle vere. Sotto, sotto. Guarda, guarda, sto schivando, non va un cazzo. Guarda, il difetto veramente, veramente grosso di quest'arma è che non riesce a recuperare tanta vita. Niente, non ce la faccio, io ho capito. Basta, 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 basta. Perforato. Ma perforato, ma tanto sta laggando tutto, vedo. Niente. Sì, vedo anch'io. Ragazzi. Mi dispiace, ma non funziona niente. Tanto è arrivata l'ora. Peccato, 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 peccato. Dai, io ringrazio tutti per esserci stati, per la compagnia come sempre. Ringrazio Andrea ancora una volta che è sempre presente ultimamente. È diventato praticamente un quack grosso, sei diventato. Io ringrazio Teomo e ringrazio ovviamente tutta la chat. Saluto tutti e mando un bacio a tutti. E niente, ci vediamo probabilmente giovedì. Molto, molto probabilmente giovedì alle 6.